primo sciopero della ditta Guerrucci, 2 ore qui davanti ai cancelli Enel. Il problema è i buoni pasto. Perché? Perché l'azienda denuncia una riduzione delle entrate. Noi stiamo discutendo da tempo con un'azienda che dice che non riesce più a sostenere, imputa tutto al costo del lavoro, sostanzialmente tutti i problemi aziendali, e a un certo punto ha deciso di fare un'azione di forza, quindi ha deciso di tagliare i buoni pasto, quelli annunciati prima e anche quelli, diciamo, già tra virgolette lavorati il mese prima, e continua a togliere questi buoni pasto. Non solo, l'azienda annuncia anche ulteriori azioni che non ha meglio specificato e che aspettiamo di capire quali saranno. Nel frattempo abbiamo organizzato questo sciopero per dare una prima risposta a quella che è un graffio agli accordi aziendali che c'erano, perché poi gli accordi sindacali in Guerrucci sono un po' anche la storia della contrattazione qui in Civitavecchia, sono accordi aziendali di un certo peso. Eppure la ditta Guerrucci ha vinto anche il nuovo appalto per quanto riguarda le pulizie industriali qui a Torre Valdarica Nord. La ditta Guerrucci specifica che è un intervento che non riguarda, diciamo, il fatto che c'è un nuovo regime di appalto, però caso strano quello che succede, cioè il taglio degli accordi integrativi, succede proprio subito dopo che è stato vinto l'appalto, appalto che ovviamente non è stato vinto agli stessi prezzi che veniva vinto, con cui veniva vinto negli anni scorsi. Quindi c'è un ribasso, c'è anche una questione che riguarda più in generale, secondo noi, Enel, perché poi da un punto di vista occupazionale c'è la clausola sociale, salvo poi scoprire, magari in trattativa, che la clausola sociale non era proprio un obbligo, ma era un'opzione che le aziende potevano spuntare o meno per vincere la gara. Naturalmente dava un punteggio in più, però era un'opzione. Questo, diciamo, lo scopriamo in trattativa quando abbiamo rinnovato gli appalti. Ma la clausola sociale non è solo occupazione che è importante, è anche la tutela del salario, e ci devono stare anche i soldi che prevede il contratto nazionale e anche quelli che vengono contrattati in azienda. Oltretutto, il problema che rileviamo in centrale, in particolare nelle pulizie industriali, è che le attività e le cose da fare, anche come ritmi e tempi, sono aumentate. Allora, come si concilia questa cosa? Ancora siamo in attesa di capirlo.